sconfitta stagionale e lo Zambelli Orvieto ha perso al tie break dopo un lungo match. Costanza Mancinelli. Prima sconfitta stagionale per la Gecom Security Perugia nella quarta giornata di Serie B1 femminile contro il San Michele Firenze. Un ottimo avversario, quello che la squadra perugina si è trovata davanti, anche se con qualche errore di meno il risultato sarebbe potuto essere diverso, 2-3 il finale. Le magliette nere hanno sfoderato un ottimo muro fermando gli attacchi degli avversari in molte occasioni, ma la battuta e l'attacco non sono stati incisivi come al solito ed è stato proprio questo che ha permesso alle toscane di conquistare la vittoria. Occasione persa per la Gecom, ma la classifica resta corta e la vette a soli 2 punti. La Zambelli Orvieto cade dopo una lotta durata 5 set e che ha visto trionfare la Volley Pesaro. La squadra ospite, costruita per puntare ai vertici della classifica, attualmente capolista, scende in campo con il chiaro obiettivo di continuare la sua corsa vincente e ci riesce. Una prova corrente alternata a quella disputata dalla squadra umbra, che ha dovuto fare a meno di Eleonora Fastellini ancora a riposo. Nel prossimo turno, Top Quality San Giustino, Gecom Security Perugia, Fortitudo Città di Rieti, Zambelli Orvieto. Dopo un periodo di assestamento